Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV, siamo anche questa sera in zona Tortaglia, è rimasto con noi il signor Paolo, attivo, cittadino attivo da tempo, si interessa alle questioni non solo quelle della zona ma un po' diciamo che riguardano i cittadini. Dopo aver parlato ieri sera delle barriere antirumore che non sono state mai realizzate, e lo sentiamo anche qui, è un continuo via vai di macchine, pensate, abitare qui davanti non è proprio simpatico, diciamo così. Siamo però rimasti qui perché ci sono altri problemi, ad esempio questi pioppi che sono vecchi e mi pare anche un po' malandati, vediamo queste radici che stanno venendo anche su. Di che cosa avete paura? Che con dei temporali, delle le cose, e poi non che cadano giù. Che cadano giù. Quindi voi chiedete che vengano abbattuti? A meno se non riescono a fare, se non hanno i soldi per le barriere, almeno per tagliare questi pioppi qui, perché sono pericolosi e rovinano i marciapiedi, tutto. Sì, andiamo a vedere il marciapiede, anche questo marciapiede interno si vede che è tutto rovinato, ma poi ovviamente le radici vengono su o passano sotto, c'è una cabina elettrica che se non si sa mai che la radice va sotto, sotto che salta via, e nemmeno l'Enel distribuzione non è capace di fare, e poi hanno piantato così davanti, così è tutto una cosa, è una Siamo nel bronze qua. Cadono questi rami, perché è pericoloso, vedi? Vedi? È così. Poi il marciapiede qui è tutto disastrato, guarda là. Tutti questi pioppi, tutti questi alberi, sono diversi qui. Qui è la situazione. E questo è anche... è anche pericoloso per gli anziani. Per gli anziani, e per quanto piove. E bisogna andare in mezzo alla strada, ecco. Io avevo fatto un'altra segnalazione al comune, e hanno fatto una cosa che... Ma dove? Qui. Cosa hanno fatto? Andiamo a vedere. Cosa hanno fatto? Hanno fatto, messo, perché quando piove dall'autostrada l'acqua viene giù. Dalla tangenziale. Viene giù di sotto. Di sotto. Sì. E in quell'angolo lì c'era... E qui avevo fatto intervenire anche il consorzio della Val Bonifica, di Bonifica, che è Alto Valdarno. Questo è il lavoro che hanno fatto. Quanto piove, l'acqua viene giù. Come qui scorre giù come un fiume. Viene qui non va dentro, non va dentro questa qui, che dopo si riempie e l'acqua è bocca tutta. Quindi sarebbe bisogno di un intervento. Questo hanno studiato tante volte e poi sono venuti a fare questa cazzata proprio. E così l'acqua scende ancora meglio. Ancora meglio. Sì. È venuto il consorzio di bonifica e ha detto non è di nostra competenza. Allora il comune ha fatto mettere queste qui. Queste servono queste cose? Perché non vada la gente giù. È una grossa sicurezza, proprio. E qui sono dimenticati di metterne uno. No, perché chi lo sa, sono i lavori fatti così. Vabbè, quindi insomma, i problemi, come vi abbiamo fatto vedere in questi due giorni che abbiamo passato a Tortaglia, non sono pochi. Insomma, è un quartiere che anche passandoci è popolare, tanto abitato, ma non è tanto ben mantenuto. Niente. E quindi insomma i pioppi, il problema qui dell'acqua che scorre, gli allagamenti, insomma bisogna che qualcuno intervenga, no? Paolo. Grazie Paolo, ci vediamo presto, grazie, a domani.